Torna da Amici, è chiaro che adesso non è facile perché sono 19 le lunghezze di svantaggio da recuperare per la Fortitudo. Chillo va dentro, poi rischia qualcosa, Cinciarini, penetrazione, appoggia, segna il secondo tabellone, 17 a 25 a 80 secondi dalla prima sirena. Amici si prende la penetrazione, appoggia e segna, buoni segnali, due possibili. Per fortuna Formenti sbaglia, ma attenzione perché parliamo di un ragazzo che viaggia al 39% di media. Analizzerà tutto ciò che sarà accaduto anche qui oggi pomeriggio al Palladolfo. Squadre che rientrano dal time out, 6-0 di parziale aperto per la Fortitudo, che però è sempre sotto di 13, 28-15. Rosselli aggancio in classifica, ma ripeto, per diciamo quello che è il primo tempo che stiamo per quello che è il primo tempo che stiamo vedendo, credo che ci si debba soltanto preoccupare di provare a risalire la china in questo match e nient'altro. Palla per Mancinelli che appoggia il canestro del meno 12. Recuperi, poi evidentemente anche i giocatori si rilassano e pensano di aver risolto il problema, che è tutt'altro che risolto, perché insomma il meno 9 non è certo un punteggio che può lasciare tranquilli. Pini cambia lato per Rosselli che va dentro, scarica per Mancinelli che ci prova da 3, segna la tripla. In questo secondo parziale la rimessa di Rosselli, lancio lungo per Cinciarini che va al tiro da 3 in tempo sulla sirena. Piede. Sì. Ok, era fuori la rimessa per Rosselli che palleggia, giocati 4 ferma, minuti. Squadra ferma, ok, cerca Mancinelli, spalla canestro. Sì, raddoppiato sulle tacche contro Reati, Mancinelli va ad appoggiare, segna il canestro del meno 9. Sì, chiaramente se si parte sempre dalla difesa, se l'atteggiamento difensivo è quello giusto, poi dopo anche l'attacco trova le giuste energie, come in questo caso, vedi. Amoroso, ripartenza, O'Carefor, bella palla, no, Luke Perpini, grande palla. Ultimo quarto al Palladolfo, gli ultimi 10 minuti su questo parquet della stagione regolare, poi ovviamente ci sarà la partita di Mantova domenica prossima a chiudere la prima fase e poi partirà la fase, la volata decisiva, il bagno, oppure si fanno in altri momenti o al campetto. Parità, la Fortitudo sta regalando di tutto e di più in quest'ultimo quarto. Ultimi due minuti, 68 pari, Rosselli, palla sotto Perpini che appoggia, va a segnare.